Ciao ragazzi, siamo qui a recensire questa nuova piletta della Olight, la S1R. L'Olight ha notato il mio video che avevo fatto sulla S30 e praticamente mi hanno mandato questa nuova torcia per provarla e recensirla. Io sono sincero, a vederla dal web non l'avrei mai presa, perché uno dice cavolo, in una piletta così piccola figurati se è potente come quella grande, e invece è potente come? Ha una potenza massima di 900 lumens, ha 5 modalità di potenza più la modalità quella strobo. Le 5 modalità di potenza abbiamo la prima che è di mezzo lumen, la seconda che è di 12 lumen, la terza che è di 60 lumen, la quasi quella più potente che poi è quella che utilizziamo maggiormente, 300 lumen, e la potenza massima che però anche quella che ti fa durare di meno la batteria, di 900 lumen. Vediamo ora i livelli di potenza, dunque partiamo dal primo livello, poi tenendo premuto si va al secondo livello, terzo livello di potenza, quarto livello di potenza e quinto e massimo livello di potenza. Quindi qua siamo a 900 lumen. Io vi voglio far notare che le luci di casa mia in questo momento accese sono due da 50 watt, quindi vi rendete anche conto della luce che fa questa torcetta, più che altro anche della parabola ampia. Ecco perché questa prova l'ho voluta fare al chiuso, in maniera che vi faccio vedere bene quello che può illuminare questa torcia. Fa veramente giorno. Il fascio di luce di questa torcia è sempre potente come quella più grande, però ha un'ampiezza maggiore. Cioè, mentre la S30R ha un fascio più direzionato, diciamo, come un teleobiettivo, no? Quindi un fascio di luce più convogliato in un punto. La S1R ha un fascio di luce più grandangolare, quindi diciamo che al di là della potenza che è la solita, questa è più indicata per camminare e per illuminare il luogo dove ci troviamo. Questa è più specifica magari per fare anche del light painting o per coinvolgere comunque tutto il nostro flusso di luce in un punto, quindi in una distanza lontana da noi sicuramente ci arriverà meglio la S30 rispetto all'S1R. Però l'S1R alla fine la dobbiamo vedere come una torcia tascabile, come un portachiavi che attacchiamo alle chiavi della macchina, piccolissima, leggerissima, come non averla, la accendi e fa giorno, ok? Quindi dove camminiamo sicuramente ci illuminerà benissimo. La batteria interna è una 123A. Sono le solite batterie che volendo si possono montare sul modello, diciamo, il fratello maggiore, no? La S30. Qua ci si monta o due 123A o una 18650. La nuovissima S1R monta solamente una pila di queste. Ovviamente la pila è compresa nel kit. Vi arriva una bella scatolina con dentro la torcetta, con dentro la clip per poterla attaccare alla cintura. Vi mandano questa bella sacca di velluto firmata Olight e vi mandano questo comodo, come quello che si attacca, come si può chiamare, portachiavi, no? Si attacca sotto come una volta si faceva col cellulare. Molto comodo, perché questa torcia è veramente piccola e rischiate di perderla. Invece questa che è più grande magari uno non ci mette niente sotto. Dunque, la innovazione di più o meno tutte le torce Olight è la comoda basetta USB per ricaricarla. Ora io qua ho un caricatore portatile, tanto per provarla. Ha la base magnetica calamitata, si accende il LED, quindi se il LED è verde vuol dire che la pila è carica, se sta caricando il LED si accende di colore rosso. Comodità assoluta, perché eviti di dover smontare tutte le volte la pila per estrarre la batteria. Olight mi ha mandato anche un bellissimo accessorio da provare, che io all'inizio sinceramente non avevo neanche capito che cosa fosse e a che cosa servisse, ma è veramente una figata, perché queste batterie, sia la 18650 che la 123A, sono le batterie che mettiamo non solo in tutte le torce ma anche nei puntatori laser. Quindi se abbiamo in casa o una batteria d'emergenza o comunque le batterie di qualche altro nostro accessorio e abbiamo la necessità di doverla caricare, con questo comodo accessorio sempre USB e calamitato voi vi prendete la vostra pila, tac, si accende il LED e lei carica. Quindi la torcia sta caricando una batteria, con questo accessorio potete simultaneamente caricarne un'altra. Fantastico.
portatile, non pesa niente, non occupa spazio, USB, lo potete caricare tramite il computer, tramite, vedete, io ho un caricatore portatile, quindi anche in viaggio, con questo caricate tutte le pile, non solo le 123 e le 18650, caricate le stilo, caricate tutto in viaggio, fantastico, tascabile. Olight, numero 1.